Federico Aldrovandi, studente incensurato, integrato, di condotta regolare. Non si può raccontare una vita, anche se di soli 18 anni appena compiuti. Federico Aldrovandi è morto tragicamente durante un fermo di polizia il 25 settembre scorso. Muore a 18 anni, è giallo. Il ragazzo ucciso da un manovolante. Si è cacciato davanti agli agenti. Caricato da un'auto in fuga, storchiati gli amici del mondo. Il tuo amico è morto perché è un drogato. Anche tu sei un drogato. Dimmi da chi prendete la droga. È morto. È morto. Ecchimosi sugli arti inferiori, sicuramente prodotte da manganello. Sono stato accusato di coprire la polizia. Vegli amici che c'hai, stai attento tu, stai attento. La registrazione si può staccare. Penso di sì, per parlare liberamente. Vorrei sentire la loro coscienza di padri, di genitori, di poliziotti. Non significa che qualcuno non possa aver sbagliato quella maledetta notte. Chiedo come la mia famiglia, come tutta questa gente, che ci sia un processo. È un tradimento, è un altro tradimento, io li processerei per altro tradimento. Testi sono stati intimiditi, incredibile. Guardate come hanno ridotto mio figlio, che c'entra la droga? Un agente gli schiacciò la schiena impedendogli di respirare. Aveva un collo taurino. Poliziotti che continuavano a picchiarlo quando lui era per terra. Siamo qui per aiutarti. Sì, è facile che un manganello si rompa. Una frattura tra due corpi dello Stato. Sì, è clamoroso questo rapporto qua. Sono cose terribili.